questo video vi parlerò della storia dei colori, detta anche teoria dei colori. Cominceremo con lo spiegarvi che cosa sono i colori e quanti ne sono. Allora, esistono tre colori che sono i più importanti di tutti e questi colori sono i colori primari e sono il giallo, il rosso e il blu. Questi tre colori hanno un nome e anche un cognome. Infatti il giallo si chiama giallo primario, il rosso si chiama rosso magenta e infine il blu si chiama blu ciano. Questi tre colori sono molto importanti perché? Perché se mischiati tra di loro creano tutti gli altri colori che noi conosciamo. Cominciamo infatti mischiando il giallo con il rosso, creano l'arancione, il rosso con il blu creano il viola, e il blu con il giallo creano il verde. E infine, se mischiamo tutti e tre i colori insieme, creiamo il marrone. Allora, facciamo insieme adesso dei piccoli disegni che possiamo creare sia con gli acquerelli sia con le tempere, quindi prendete dei fogli e questi colori. Allora, comincerò, ovviamente anche il pennello e un pochino d'acqua. Io utilizzerò infatti gli acquerelli. E come dice la parola, abbiamo bisogno di acqua, un pennello e i tre colori primari, quindi giallo, rosso e blu. Allora, comincerò col fare un disegno, anzi in realtà farò prima delle forme. Faremo un cerchio giallo che coloriamo velocemente e aggiungiamo sempre l'acqua. Vedete? Su questo foglio ho fatto un cerchio giallo. Da quest'altra parte del foglio invece farò un cerchio rosso, perché il primo colore che voglio creare qual è? Giallo più rosso creano l'arancione. Mettiamo un altro poco d'acqua. E poi semplicemente prendiamo questo foglio e uniamo i due cerchi piegando a metà il foglio. Pieghiamo, premiamo un pochino con le mani e dopo un po' apriamo il nostro foglio. E che colore è uscito fuori? L'arancione. In questa forma che ho fatto, questo arancione, possiamo cercare di vedere anche delle forme che noi conosciamo. Questa non sembra nessuna forma, ma con dei piccoli trucchetti possiamo dargli una forma reale. Infatti qui, se ci aggiungiamo un puntino nero e lo delimitiamo con un colore nero, uscirà fuori qualcosa che voi conoscete. State a vedere. Siete pronti? Cosa vi sembra, bimbi, adesso? Un bel pesciolino. Perfetto. Ma un altro colore che mi piace è ad esempio il verde. Prendiamo un altro foglio, pieghiamolo sempre un po' a metà, in modo tale che dividiamo i due colori. Qui faremo delle striscioline gialle, qui invece le faremo blu. Quindi riprendiamo l'acqua col pennello, prendiamo il giallo e iniziamo a fare delle striscioline dal basso verso l'alto. Vedete? Dal basso verso l'alto. Faccio tante striscioline gialle. Ok. Poi bagno per cambiare colore, prendo il blu e faccio delle striscioline sempre dal basso verso l'alto, delle linee in realtà, con il blu. E poi, come prima, inizio a piegare, premo bene e apro il mio disegno. Che colore è uscito fuori? Il verde. Ovviamente questi, prima di essere poi decorati e colorati con altri colori, si devono asciugare. Infatti io ne avevo preparato già un altro, che intanto si è asciugato,
dove è uscito appunto il verde. Vedete? Sembra un prato verde. Su questo prato noi possiamo fare un bellissimo fiore, visto che è primavera. E prendiamo i nostri colori e creiamo il nostro fiore. Lo stelo verde con le foglie. O rosso o viola, il colore che mi piace di più. Io scelgo il viola e faccio il mio fiorellino sul prato. Adesso fatelo anche voi.